Ciao a tutti ragazzi, siamo qua per questa quarta diretta, credo che sia. Oggi vorrei parlare di una cosa che mi preme in modo particolare per sgombrare un pochino il campo da un pochino di pregiudizi e fesserie che girano. Parlo sempre della mia esperienza personale, che però è un po' particolare perché in 3 decenni di bodybuilding normalmente chi si allena da tanti anni ha scelto o una parrocchia o un'altra, o sei user o non sei user. Io però ho fatto dei, credo di averlo già detto in passato, ho fatto dei periodi molto 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 lunghi, di tanti anni, almeno due, più vari altri micro periodi qua e là, almeno due periodi di 8 e 12 anni rispettivamente, totalmente drug free. Per quanto questa cosa per i puristi non possa avere alcun valore, perché i puristi stabiliscono, siccome c'è uno studio, un solo studio fatto sui powerlifters, che dice che la muscolatura, le fibre di un ex user sono diverse da quelle di un drug free for life, in quanto restano, permangono nell'ex user le cellule satelliti. Allora, ogni volta che tu dici che magari sei stato natural per 8-9 anni e fai vedere che hai ottenuto determinati risultati, esce subito fuori quello che dice: sì, ma prima hai usato, e certo, ho usato quando c'avevo 30 anni, poi fino a 42 sono stato senza niente, però ormai sei marchiato a vita. Non funziona così all'atto pratico, cioè sono differenze che esistono a livello microscopico, ma che all'atto pratico non hanno alcuna influenza né nell'aspetto né nella prestazione di uno che ha usato nel XVIII secolo e poi è natural da tanti anni. Questo lo dico con cognizione di causa, non sono di certo le cellule satelliti che contribuiscono a darti chissà quale tipo di vantaggio, comunque poi ognuno si tenga pure la sua opinione. Di cosa voglio parlare? Voglio parlare delle differenze sostanziali per come la vedo io, di allenamento tra l'atleta che usa aiuti ergogenici, quindi essenzialmente steroidi anabolizzanti o anche GH, o comunque la base è steroidi anabolizzanti, quindi aiuti di un qualche tipo, e l'atleta che si aiuta totalmente privo di aiuti farmacologici, ma che comunque attinge a tutto quello che è il vasto campionario di integratori. Quindi creatina, aminoacidi, però atteniamoci a questa grande differenza. Uso degli steroidi sì, uso degli steroidi no. E c'è una grande differenza fondamentale. Io molte cose le dirò dando per scontato che chi ascolta le sappia già. Faccio un breve riassunto. Gli steroidi anabolizzanti ti danno un grande vantaggio mentre li usi, che è un vantaggio essenzialmente di recupero. Cioè recuperi meglio e recuperi prima, e quindi sei in grado di tollerare dei carichi di lavoro maggiori e con maggior frequenza. Naturalmente c'è un limite a questo, cioè non è che se da drug free tolleri 10, da on tolleri 1500, perché molti pensano questo. Si sposta, c'è un delta, il limite si sposta un pochino più in alto, ma non è che diventi Superman. Se non eri Superman prima, facendo riferimento ad atleti come Ronnie Coleman, che è stato, apro e chiudo parentesi, fenomeno genetico assoluto, in mezzo ai fenomeni genetici, è chiaro che anche da drug free potesse garantire delle prestazioni che probabilmente la maggior parte degli users può soltanto sognare. Chiudo parentesi, ho aperto un post, no, non l'ho aperto qui, l'ho aperto da un'altra parte, credo che lo aprirò anche qui perché è una discussione molto interessante quella su Coleman. Quindi le differenze sostanziali sono basilarmente di volume e di durata dell'allenamento, mentre l'intensità ci possiamo comunque tenere su alti livelli. Anzi, mi preme dire che in realtà l'atleta natural, mentre l'atleta user ha varie armi a disposizione nel suo arsenale per ottenere un certo tipo di risultato cosmetico, quindi di ipertrofia muscolare, l'atleta natural, l'atleta che non usa steroidi anabolici, purtroppo ha solo una strada, deve diventare forte, sad but true, deve diventare forte e muovere dei grossi carichi, perché l'unica arma di cui dispone
è aumentare la tensione meccanica a livello muscolare, non può disporre di grossi livelli di stress metabolico e non trae grandi benefici dal fare serie molto lunghe. Quando dico lunghe intendo molto lunghe, 20 ripetizioni, 25 ripetizioni, perché non è che sono le 12 che fanno tanta differenza dalle 8, ma quando cominci a farne 15-20 con un tut, con un time under tension, un tempo sotto tensione che supera i 60 secondi, cioè, lì cominci a avere uno stress metabolico molto intenso, un pump immenso, che gli users conoscono molto bene e che spesso l'atleta drug free può soltanto sognare, soprattutto se è in condizioni di particolare in condizioni non particolarmente favorevoli per quello che riguarda l'introito calorico. E quindi una prima grande differenza è appunto sulla durata degli allenamenti, durata degli allenamenti che io su di me. Apro e chiudo parentesi di nuovo. Io per tanti anni ho fatto delle cappellate allucinanti, soprattutto nel primo lungo periodo drug free della mia vita, che è stato dal 92 al 2000. E essenzialmente fino a quel momento avevo fatto soltanto dei piccoli interregni tra all'epoca si facevano dei cicletti di 8-12 settimane e poi smettevi per un periodo analogo o un po' più lungo, e quello è quello che io avevo fatto. Ma cambiava poco e niente, anche perché avevo poco più di 20 anni. Quindi io quando ho smesso avevo 26 anni e pensavo di poter continuare a fare il porco comodo mio. In realtà poi sono stato costretto a sbattere i denti su un muro di mattoni, nel senso che ho visto che, fatta la tara, ripeto, il fatto che comunque per un po' di tempo continui a godere di determinati benefici, avevo 26 anni, tolleravo dei carichi di lavoro importanti. Però poi ho visto che i risultati cominciavano, non solo hanno cominciato a rallentare il ratio di crescita dei risultati, che per me era ancora verticale, ma ho cominciato a regredire pesantemente, pesantemente come forza, come recupero, come turgore muscolare. Insomma, ragazzi, non mi sentivo bene. Non mi sentivo bene semplicemente perché mi allenavo come un user, quando user non ero più già da svariati anni. Quindi io questa cosa mi ha. Vabbè, poi sono passati tanti anni, non ho gareggiato per tanti anni, ho rigareggiato nel 2000, nella mia unica gara drag free che ho fatto e che ho vinto, dove però era un cane secco, molto asciutto, ma era un cane secco. E dopo, vabbè, sono tornato user, eccetera, eccetera. Però ho tratto grande beneficio nella successiva fase lunga, fase drag free che ho fatto, che è stata dal 2004 al 2015 essenzialmente, dall'inizio 2004 verso fine 2015 sono stato totalmente drug free, sono successe tante cose, ho cambiato casa, sono morti i miei genitori, mi sono sposato, ho fatto una bambina e nel 2016 ho ricominciato a fare il bodybuilding lifestyle, però io per 11 anni circa, abbondanti, quasi 12, sono stato drug free. E lì sono riuscito a trarre grande beneficio, l'ho anticipato il problema, anche perché ero diventato più vecchio nel frattempo, ho tarato gli allenamenti sul fatto che non avessi alcun supporto esterno. E quello che ho imparato è stato su di me dover completamente eliminare le serie lunghe, come già avevo accennato prima, quindi le serie, io sono un grosso amante della scuola francese. Quindi un volume molto alto, brevi pause di riposo tra una serie e l'altra e tenere i muscoli ingorgati in qualche modo. Ho visto che pur essendo piuttosto sostenuto a livello di calorie, non recuperavo da allenamenti di questo tipo. E quindi sono progressivamente sceso sia con il volume di allenamento sia con la lunghezza delle serie. Quindi ho cominciato ad adottare dei tut di 30 secondi, 30, tra i 30 e i 40 secondi, facendo 6 ripetizioni, 8 ripetizioni, però tenendo alta l'intensità. Tenendo alta l'intensità, chiaramente gioco forza ha limitato la durata degli allenamenti, perché mentre quando sei user queste cose le senti e non le senti, cioè io quando ero user ho fatto delle cose, lasciatevo perdere che può essere stato utile o meno, probabilmente no perché avevo comunque esagerato, però da user, cioè, c'è stato un momento dove facevo delle cose folli, del tipo, che ne so, 12 serie di petto,
tutte portate con 2 o 3 ripetizioni forzate, 2 o 3 ripetizioni negative, e le ultime due serie, l'ultima serie, le ultime due serie di ognuno di quei 3-4 esercizi per 15 serie, 12-15 serie, fatti con serie a scalare, quindi a scalare ma 4-5 scalate. Quindi provate a immaginare, eppure, per rendermi conto che stavo esagerando, ho dovuto veramente strafare. E invece chissà quanto tempo era che stavo strafacendo. Ma non me ne rendevo conto perché il corpo non ti manda segnali, perché sei in un tale stato benedetto, tra virgolette, come suol dirsi, che sostieni appunto dei carichi di lavoro importanti. Quindi il peggio che ti può succedere è che comunque arresti la crescita, arresti i progressi, ma indietro non ci torni. Non ci torni perché perché fai comunque, sei come, sei in uno stato anabolico, hai un asset ormonale che ti consente di fare certe cose. Da natural te lo scordi completamente, anche lì ci sono dei dovuti distinguo, ci sono degli atleti natural che hanno, che poi sono gli ottimi natural, i pochi ottimi natural che abbiamo in Italia, che infatti hanno tutti un aspetto molto buono e vengono tacciati di essere users dai soliti haters che imperversano in rete. Io invece sono garantista, ci credo, perché guarda caso sono tutti atleti molto forti, come dicevo prima, non hai altra scelta, se diventi molto forte riesci a sollevare ovviamente dei grossi carichi. Se sollevi dei grossi carichi, fai comunque dei volumi importanti in una durata ristretta, fai dei tonnellaggi importanti in un arco di tempo relativamente breve, in 60 minuti, 70 minuti di allenamento, riesci comunque a impartire dei volumi importanti alla tua sessione di allenamento e poi impartisci delle grosse tensioni meccaniche, perché io che sono un cultore del movimento ben fatto. Lo puoi fare ben fatto come ti pare, ma un conto è fare un movimento ben fatto con 70 kg di panca e un conto è farlo con 130 di panca. Io sono sempre stato una mezza pippa a livello di forza fisica, relativamente, eh. Ma anche perché non ho i leveraggi, non ho la risposta neurale e quindi ho rapidamente capito che dovevo adottare un altro tipo di strada. Nel momento in cui io, quindi dicevo, quando da Drug Free ho cominciato ad adottare uno stile di allenamento dove utilizzavo dei carichi per me importanti, non necessariamente a esaurimento, anche a buffer, però comunque a 6, 7, 8 ripetizioni, e ho ricominciato a ottenere un certo tipo di risultato. E lì ho capito, finalmente, dopo 2 decenni di allenamento, Deo gracias, ho capito in pieno quello, mi ha colpito come un pugno allo stomaco, l'importanza del recupero, che prima non capivo perché era drogato, proprio tra virgolette, appunto dall'utilizzo di steroidi anabolizzanti cioè, c'è poco da fare, diventi Superman per quello che riguarda i recuperi. Poi magari non cresci, rimani una pippa perché sei una genetica, cioè io non ho mai visto un somaro diventare un cavallo da corsa, però ciò non di meno stai proprio meglio, su questo non si discute, ti senti meglio. E il problema è che da drug free sei anche più suscettibile che se ne dica. Sei più suscettibile in quella che è la mia esperienza, di infortuni, ossia esiste questa nozione che se tu sei users di steroidi anabolizzanti sei più prono all'infortunio. È una minchiata di bibliche proporzioni, cioè vale per quegli atleti che continuano imperterriti ad usare dei carichi apocalittici, quindi utilizzano delle percentuali da powerlifter ma con dei volumi da bodybuilders. Lì qualcosa si sfascia presto o tardi, eh. Però è raro fare una cosa di questo tipo. Cioè io dico da sempre alle persone che comunque usano aiuti ergogenici farmacologici, fateli, cioè, non entro nel merito se sia giusto o non giusto, non parlo di questa cosa, ognuno si fa le sue scelte da adulto. Di questi tempi poi bisogna stare particolarmente attenti per altri motivi, non entro nel merito, però giusto o sbagliato che sia, mi sto limitando ad attenermi ai fatti. I fatti sono che ok, stai usando questa classe di farmaci, falli lavorare, li devi far lavorare. Farli lavorare significa utilizza questo enorme stress metabolico che ti consentono, lavora su quelle 15, 20, 25 ripetizioni, soprattutto se sei ben nutrito, se hai un'abbondanza di proteine, carboidrati e calorie in generale, non avere paura di lavorare su quelle 20 ripetizioni, 25 ripetizioni, che non diventi secco, falli lavorare i farmaci. Ma se sei drug free è un suicidio, anche se mangi tanto,
Devi lavorare su un range compreso tra le 6 e le 8-10 ripetizioni, limitare la durata dell'allenamento e ricercare uno stile particolarmente corretto, perché se cominci a utilizzare uno stile ballistico, presto o tardi ti fai male, cominci a fare i rimbalzi sulla panca, i curl fatti in questo modo così, ti vai a far male presto o tardi. Io ripeto, parlo della mia esperienza personale, può darsi che io sia da ex ectomorfo, sia ciaccatello di mio, può darsi che sia vecchio. Tutto quello che volete, però posso garantirvi che con i movimenti ballistici, modello, come dicevamo Valentino oggi, modello Branch Warren, ecco, Branch Warren è un eccellente esempio di come uno non dovrebbe allenarsi, ma non perché non faccia ottenere dei risultati, non è che non fa ottenere dei risultati quella cosa, li fa ottenere, è evidente poi se lo guardi, no? È una busta di fave, perché è una busta di fave enorme, ma è un'enorme busta di fave, potete dire quello che volete, struttura drammatica. Era carino finché pesava 98-100 kg, a 110-112 una busta di fave, perché strutturalmente fa schifo. Però se andate a vedere i video di lui come di Ronnie Coleman, utilizza uno stile di allenamento molto ballistico, molto serie corte corte, vedete che fa tutti i movimentini, tutti stupidi a vederli da fuori, ma non fatevi ingannare. Perché come tutti gli atleti d'élite, c'è un motivo se uno diventa un atleta d'élite, oltre a una genetica ovviamente predisponente, nella mia esperienza, non è che ho frequentato, vi direi una stupidaggine, se vi dicessi che ho frequentato questa gente, però diciamo che stando nel giro da tanti anni, comunque ho avuto a che fare con atleti comunque di alto livello tra gli amateurs, ma comunque di alto livello. Hanno tutti una caratteristica in comune, gli atleti che arrivano a un certo livello, indipendentemente da quello che voi gli vedete fare da fuori, io sono stato un grosso critico di questo, dello stile di allenamento, indipendentemente da quello che voi gli vedete fare da fuori, loro non sprecano una ripetizione. E con non sprecano una ripetizione intendo dire che hanno un livello di attivazione elevatissimo, hanno una propriocezione elevatissima, hanno una connessione mente-muscolo, quella di cui parlavo l'altra volta, elevatissima, quindi riescono, io per esempio ci sto continuando a lavorarci, ma io non sono un atleta d'élite, per questo dopo 33 anni continuo a lavorarci, non è una vergogna dirlo. Io anche ho degli elevatissimi livelli di propriocezione, ma non ho ancora raggiunto un determinato livello. Per esempio, quando scendo al di sotto di un certo numero di ripetizioni, comincio a perdere la tensione, comincio ad avere la mente nel peso e non più nel muscolo. Gli atleti d'élite hanno tutti questa caratteristica che tu li vedete fare dei movimenti ridicoli, corti corti, vedete che fanno queste cosettine così, però poi se li tocchi sono duri come il marmo. Perché? Perché hanno un livello di attivazione elevatissimo e riescono ad ottenere uno stress metabolico spaventoso anche con un numero di ripetizioni ridicolo. Quindi ripeto, no ai movimenti ballistici, ma non perché non facciano ottenere dei risultati, li fanno ottenere i risultati in presenza di determinate genetiche, in presenza della genetica, chiamatela come volete, genetica recettoriale, si strabombardano, tutto quello che volete. Ma l'atleta d'élite è un atleta d'élite per una serie di motivi, non solo perché lui fa così e tu pensi che dovresti fare quanto lui. È un atleta d'élite per altri motivi. L'atleta non d'élite, sotto un certo, come posso essere io e come però tanti altri, sotto un certo, cioè io ho degli altissimi livelli di stress metabolico, ma devo salire sopra le 12 ripetizioni, 13 ripetizioni, devo cominciare a fare dei movimenti pensati, ragionati, e chiaramente li fai con dei carichi non ridicoli, però li fai con. Cioè, che ne so, lavoro con 90 di panca, con 100 di panca. Come provo a salire? Non è che il peso non lo alzo, ma comincio a non sentirlo più. Sulle gambe la stessa storia, sulle alzate laterali. Sulle alzate laterali, cioè, io posso fare. Comincio a perdere il feeling col movimento, sebbene da fuori sembra che lo faccia bene, con 12 kg per parte. Comincio a non sentirlo più. Il mio peso ottimale è 8-10 kg. A farlo e a sentirlo bene. Quindi, ripeto, faccio il riassuntino, se non l'ho già detto, scusatemi, ma sto in diretta, può capitare di ripetermi. I movimenti ballistici dovete non farli, ma non perché non siano efficaci, perché vi andate a fare male. Le possibilità di farsi male sono piuttosto elevate. E non a caso, se andate a guardare nella storia del bodybuilding, tutti quelli che li hanno adoperati si sono tutti sfasciati. Branch Warren c'ha più infortuni, c'è lui, Ronnie Coleman, non ne parliamo, Tom Platz, tutti quelli che hanno usato dei alti carichi con movimenti ballistici si sono smontati tutti quanti. Tutti quelli che hanno adottato, soprattutto avanti nella carriera,
uno stile di allenamento che, visto con l'occhio del purista, ma dai, non vabbè, usa i pesetti, un Dexter Jackson o un Tony Freeman. Che Dexter Jackson c'ha 40, quest'anno fa 48 anni e si va a giocare il Mister Olimpia per il forse quindicesimo anno consecutivo. Genetica quanto vuoi, ma è anche intelligenza. Ha un cervello che lui stesso ha detto mi ha fatto alzare il piede dal gas e utilizzo dei movimenti di tipo diverso. Intelligentemente fanno lavorare la farmacologia. Questo se utilizzate questo ausilio. Se non utilizzate alcun ausilio farmacologico, cercate sempre e comunque di muovere più pesi che potete, ma sempre con uno stile adeguato. Non cadete nel meccanismo di pensare di dover fare il rimbalzo, perché sulla carta lo so che le sapete queste cose, ma tanto le fate tutti. Anche io le faccio, le facevo ogni tanto ci ricado. Perché se vedi che il peso ti viene su con facilità, ti garantisco che ti verrà di provare ad alzare di più e ti ritroverai a spostarti impercettibilmente da avere la testa nel muscolo ad avere la testa nel peso. Non stai più sentendo nulla, non stai costruendo. E non stai facendo ripetizioni qualitative, stai facendo ripetizioni quantitative, che sono quelle poi del powerlifter. Massimo rispetto, ma a noi non ci compete, cioè non ci interessa nulla di questa cosa, cerchiamo di creare ipertrofia qualitativa. Quindi, ricapitolando, poi se volete mi fate le domande. E adesso poi tra poco chiudo la comunicazione perché devo andare a prendere la bimba. Fatele comunque anche più tardi, non c'è problema, come ho già detto risponderò a tutti. Quindi ricapitolando, allenamento da user, quindi utilizzando supporti farmacologici, potete allargarvi entro certi limiti con le serie, ma non è che dovete fare 60 serie per gruppo muscolare, però potete far crescere in modo molto importante il volume d'allenamento, le serie per gruppo muscolare e il numero di ripetizioni potete far crescere, potete far calare le pause di riposo. E soprattutto potete usare un peso moderato, che attenzione, un altro apro e chiudo parentesi, utilizzare un peso moderato non significa che state usando i pesi da fighette, perché anzi spesso e volentieri quello che separa l'uomo dal bambino sono proprio le alte ripetizioni. Non fatevi ingannare, perché il pesone, quando vi muovete in un range di 6-7 ripetizioni, la serie termina perché voi non ce la fate più, ma non avete minimamente raggiunto uno stress metabolico importante. Quando la serie termina, non perché non ce la fate più, ma perché i muscoli non si contraggono più, perché avete raggiunto proprio un'impossibilità a contrarli, non è che avete esaurito la forza, non si contraggono proprio più per il turgore muscolare, posso garantire che fa molto, molto, molto male. L'user si deve allenare in quel modo, poi nulla vieta se gli piace, per fisse sue, perché deve ancora dimostrare qualcosa, perché il bodybuilding purtroppo è così. Da user potete anche continuare ad allenarvi in quel modo lì, quindi pesante con basse ripetizioni, ma è di gran lunga più proficuo, ma più che più proficuo il rapporto costi-benefici è molto più sicuro, più che quello è molto più sicuro fare delle serie lunghe per andare a ingorgare il muscolo di sangue. Mentre da natural ovviamente dovete ridurre sia il tut, quindi dovete fare un numero di ripetizioni relativamente contenuto e potete contare soltanto sulla forza, quindi non smettete mai di provare ad aumentare la forza nel range utile per l'ipertrofia, quindi non alle singole, alle doppie, ma fate 6, 7, 8 ripetizioni, quelle cose lì. Non salite, cercate di ingorgarvi in modo particolare perché non vi porterà da nessuna parte. Muovete dei pesi importanti, non smettete mai di farlo e vedrete che col tempo i vostri risultati muscolari saranno proporzionali agli incrementi di forza se non usate farmaci di alcun tipo. Quindi contenete il volume di allenamento, contenete soprattutto la durata di allenamento all'interno della finestra dei 60-70 minuti e cercate di diventare più forti. Nutritevi al meglio che potete e soprattutto da natural abbiate molta molta pazienza. Si può fare, soltanto che avviene in maniera molto più lenta. Voi non dovete fare il salto di categoria necessariamente perché sentite di doverlo fare. Non c'è nulla di male, anzi è bene rimanere un atleta natural in quest'ottica. Io se potessi tornare indietro farei delle scelte diverse, ma ormai ho 51 anni, le scelte sono state quelle, buona così, pace. È bene rimanere natural. Semplicemente è importante che voi sappiate quello che potete aspettarvi. Se diventate molto forti, potete avere la possibilità di sviluppare un certo tipo di fisico, altrimenti svilupperete comunque un buon fisico per andare al mare, ma sarà difficile andare oltre quello.
e vedo che ci sono delle domande. Purtroppo adesso vi chiedo scusa, non vi posso rispondere perché ho la bimba che mi esce dall'asilo, ma come sempre in giornata o domani risponderò a tutte le vostre domande. Una buona serata a tutti, ciao ragazzi!